Trasportare oggi in collaborazione con Mercedes-Benz Trucks You Can Trust, i veicoli di cui ti puoi fidare. Amici in camion e fuori dal camion, buonasera dalle onde di Trasportare Oggi On Air, da Luca Barassi e da Ferruccio Venturoli, ma stasera eccezionalmente anche da una delle colonne di Trasportare Oggi. Eccomi qui e buona serata a tutti, da Valeria Di Rosa. Reduce dai successi del Solutrans, sì, perché stasera Valeria è con noi anche per raccontarci qualcosa appunto di questo salone di Lione dal quale è appena tornata. In due parole, Valeria, com'è andata? Direi decisamente bene, era il primo salone internazionale OICA dopo la pandemia e le novità non sono mancate. Bene, ma ne parleremo nella seconda parte. Ora sentite questa notizia. Ogni giorno 7 mezzi pesanti vengono rubati sulle strade italiane e solo 4 su 10 vengono ritrovati. Puglia, Lombardia, Campania e Lazio sono i territori di caccia preferiti dai ladri di camion. E dal 2011 a oggi il tasso di recupero è crollato dal 64 al 39%. Sono i dati che emergono dal report sui furti di mezzi pesanti 2020, elaborato da LoJack Italia, che ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell'Interno, integrandoli con le proprie analisi. Notizie davvero poco edificanti. Hai ragione, allora dai, diamone una buona. Allora, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giovannini ha firmato due decreti molto attesi, investimenti ad alta sostenibilità e investimenti finalizzati al rinnovo e all'adeguamento tecnologico del parco veicoli. È vero, sono decreti importantissimi e prevedono finalmente uno stanziamento totale importante di 100 milioni di euro per il rinnovo del parco circolante dell'autotrasporto. Dopo quasi due anni di incontri ed eventi digitali a distanza, da poco anche nel mondo del trasporto e della logistica è ripresa quella che sembra la vita normale, quella alla quale eravamo abituati. Così, dopo la kermesse di Misano, c'è stata fino a ottobre un seguitissimo Ecomondo, a gennaio ci sarà l'atteso e più volte rimandato Transpotec che torna nella sede milanese, in attesa a marzo dell'inedita Let Expo Logistics Eco Transport, organizzata da Alice, che si annuncia come la più grande fiera in Italia dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili. Ma prima, martedì e mercoledì prossimi, sarà proprio l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile a rubare la scena con l'assemblea Alice e con gli stati generali del trasporto e della logistica che si terrà a Roma. Si tratta di eventi molto importanti, soprattutto in questo particolare momento storico nel quale è fondamentale dar vita a un confronto diretto tra pubblico e privato, riunendo i principali player del comparto, ma anche i rappresentanti delle imprese, delle istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione, tutte categorie accomunate da uno sforzo verso uno sviluppo della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Proprio per parlare dei prossimi eventi, anche per fare il punto sulla situazione del trasporto e della logistica italiana, abbiamo al telefono Marcello Di Caterina, direttore generale di Alice. Buonasera Marcello, tra pochi giorni a Roma si terrà l'assemblea Alice e gli stati generali del trasporto e della logistica che farà da prologo all'Et Expo di marzo a Verona. Cosa si aspetta Alice da questi eventi? Sì, sicuramente grazie. Alice ha organizzato il 30 novembre e il 1 dicembre l'assemblea e gli stati generali proprio per mettere come sempre a confronto il cluster dei trasporti che noi rappresentiamo, della logistica che noi rappresentiamo con le istituzioni. È un momento importante perché ci permette di poter avanzare quelle istanze che sono oggi all'ordine del giorno nei temi di maggiore interesse. Quindi parliamo di sostenibilità nelle sue accezioni, nelle tre accezioni: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, e quindi porteremo avanti temi che come sempre conosciamo, che riguardano una serie di richieste che faremo in questi due giorni, che sarà molto autorevole e molto importante perché ci hanno già dato molte adesioni importanti. Lamberé presenta la gamma di allestimenti a temperatura controllata elettrica e plug-in hybrid. Con la prima unità frigorifera 100% elettrica è l'ideale per chi opera in ambito urbano, dai negozianti dei centri storici al delivery food al trasporto farmaci. Quanta energia in questa associazione che è riuscita a smuovere la politica nel nostro settore. Restate con noi anche per la seconda parte, dove avremo collegato con noi ancora Marcello Di Caterina e poi Valeria Di Rosa. Trasportare oggi in collaborazione con Mercedes-Benz Trucks You Can Trust, i veicoli di cui ti puoi fidare. Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi On Air con Ferruccio Venturoli, Luca Barassi e Valeria Di Rosa, e al telefono Marcello Di Caterina. Marcello, quali sono le istanze per l'intermodalità sostenibile che Alice intende portare avanti nell'immediato futuro? Ma sicuramente le istanze che
ci premono di più, ma non è che premono di più a noi, sono state ampiamente dimostrate. Oggi noi riteniamo che sia fondamentale insistere sull'utilizzo del sistema intermodale marittimo, stradale e ferroviario. È un sistema che, per quanto ci riguarda, ha bisogno di due misure fondamentali, mare bonus e ferro bonus. Sono misure che sono state sempre finanziate ogni anno in finanziaria con valori che si sono aggirati intorno ai 20-25 milioni. Nel 2021 questo valore è arrivato a 45 milioni e a 50 milioni per il mare bonus e il ferro bonus. Noi riteniamo che questa misura debba essere strutturale e debba poter essere portata almeno a 100 milioni di euro. Questo garantirebbe di togliere ancora di più camion dalle strade, di rendere un trasporto più sicuro e sicuramente con una minore quantità di emissioni, che va nella direzione che sono state richieste sia nel G20 a Roma sia a Glasgow, in tutti i momenti importanti dove si parla di sostenibilità ambientale. Noi su questi temi batteremo fortemente il ferro e cercheremo di dare l'opportunità al nostro cluster di poter ricevere delle risposte concrete in termini di aiuti reali. Dopo numerose istanze al governo per ottenere misure per il rinnovo del parco circolante, Alice ha finalmente ottenuto una risposta importante dal ministro Giovannini. Quindi, diciamo così, chi la dura la vince? No, questo vuol dire che il lavoro che si svolge come associazione, che non deve essere un lavoro di contrasto alle istituzioni, il lavoro di un'associazione di categoria come la nostra, che è un'associazione orizzontale, abbiamo aperto ad un mondo che va dal trasporto stradale al trasporto marittimo al trasporto ferroviario ai servizi, abbiamo l'opportunità veramente di rappresentare una voce forte, importante, ma sempre con lo spirito del confronto costruttivo. Questo confronto costruttivo, che ha avuto sempre come punto di riferimento il dialogo, ci ha portato ad avere l'opportunità di spiegare, di raccontare quali erano le condizioni di questo nostro mondo e di poter insieme contribuire a risolvere alcuni problemi. L'abbiamo fatto anche per quanto riguarda il tema del rinnovo del parco mezzi, cosa che Giovannini ha recepito e devo dire che ha utilizzato da subito delle risorse importanti per dare all'Italia l'opportunità di riscattarsi rispetto a un valore che oggi ci vede penultimi non prima della Grecia. Volvo Trucks presenta un'intera nuova gamma di camion con i nuovi Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM e Volvo FMX. Ti portiamo a un nuovo livello di esperienza di guida e miglioriamo prestazioni ed efficienza con un focus assoluto sulle esigenze dell'autista. Quattro nuovi camion lanciati tutti insieme, il nostro lancio più grande di sempre. Per scoprire di più visita il sito volvotrucks.it o contatta la tua concessionaria Volvo Trucks di fiducia. Come abbiamo detto, si è appena concluso il Solutrans di Lione, primo appuntamento internazionale eolica dopo la pandemia. Allora Valeria, dacci una sintesi delle novità. Il 20 novembre si è conclusa a Lione l'edizione 2021 del Solutrans. Grande successo di pubblico per quella che è stata l'ultima manifestazione prima della pandemia e la prima dopo il lockdown. Al centro dei 5 giorni del Salone francese, innovazione e trasporto responsabile, soprattutto in ottica di sostenibilità. Costruttori, mondo del trailer e startup hanno presentato le loro novità e le loro soluzioni per il trasporto del futuro. Le novità più importanti sono state un intero padiglione dedicato alle innovazioni tecnologiche, il padiglione 4.0 e Solutrans Digital Show, l'edizione online della manifestazione che si è svolta in parallelo con quella fisica. Durante la manifestazione sono stati assegnati anche l'International Truck of the Year 2022, assegnato alla nuova generazione di veicoli DAF, e l'International Van of the Year, che ha visto un pari merito tra Mercedes-Benz Citan e Renault Kangoo Van. Inoltre DAF ha anche ottenuto il premio Truck Innovation Award 2022 grazie al suo XF ad idrogeno. Bene, anzi male, perché anche oggi siamo arrivati alla fine. Ringraziamo quindi Marcello Di Caterina, che per Alice è il nostro ospite fisso, Valeria Di Rosa per le sue preziose chicche sul Solutrans. L'appuntamento con tutti voi è giovedì prossimo con ben due ospiti. E non mancate! Hasta la vista! Si ringrazia Lamberé, Mercedes-Benz Trucks e Volvo Trucks.